Dottoressa Longo, come prendersi cura dell'Alzheimer? Perché questi corsi che iniziano oggi qui a Torgiano? Come prendersi cura innanzitutto presuppone di conoscere qual è la malattia, di che cosa stiamo parlando, se ne sente tanto appunto parlare, ma in dettaglio. In che consiste la malattia, che problemi comporta, chi colpisce, quante persone colpisce, come coinvolge la famiglia, perché si parla di una malattia familiare, non solo della persona che ne è affetta, perché noi sappiamo benissimo che tutti gli studi ci dicono che la malattia fa due malati, chi è malato e chi principalmente l'assiste. Ecco, noi vogliamo far sì che si conosca meglio la dinamica della malattia per poter aiutare i malati a stare meglio possibile e al tempo stesso così star bene chi se ne prende cura, vuoi che siano familiari, che siano badanti, che siano persone volontarie che affiancano la famiglia in questo cammino. In cosa consistono questi corsi che organizzate? I corsi consistono in una serie di incontri e con possibilità poi nella seconda parte, nella parte più avanzata, di avere anche una parte pratica di frequenza ai centri di Uni Alzheimer o ai soggetti che sono ricoverati in strutture residenziali e che hanno la patologia dell'Alzheimer. E soprattutto in la prima parte invece sono corsi, diciamo, teorici che con l'aiuto di diapositive, di filmati, anche di film veri e propri che parlano di Alzheimer, permettono ai docenti di affrontare le diverse tematiche, da quella appunto della malattia a quella dei problemi legali ed etici che ne vengono fuori, a quella dei servizi che sono disponibili sul territorio e anche al ruolo delle associazioni di volontariato come la nostra, che è Amata Umbria, associazione malati Alzheimer e telefono Alzheimer dell'Umbria, che promuove da quando è nata, cioè dal 1997, questi corsi un po' in tutta la regione, con l'aiuto dell'università. Una malattia che ha dei costi sociali altissimi. I costi sociali che non devono essere confusi con quelli economici, che pure sono alti, perché si parla di 60.000 euro all'anno tra spese vive e guadagni persi, perché le persone magari perdono il lavoro o devono stare a casa per poter assistere il congiunto, ma i costi sociali sono enormi, perché appunto si abbatte la malattia su una famiglia che si fa carico di una patologia cronica e che si aggrava sempre più e che taglia un po' fuori dal resto del mondo e condiziona pesantemente tutti i partecipanti della famiglia.